del Como, una settimana torrida, anche oggi i giocatori si sono allenati sotto un grandissimo caldo e è ormai diventato un volto notissimo l'ospite di quest'oggi, lo abbiamo ospitato anche negli anni scorsi con sempre grande piacere e allora saluto lui, ma saluto anche Mario Molteni collegato con via Skype con noi. Ciao Mario, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti gli amici che ci seguono da casa. Ospite, grandissimo ospite, abbiamo sempre un gran piacere quando viene a trovarci Enrico Ceredin. Ciao Enrico, come va? Ciao a tutti, grazie, è un piacere per me. Qua va molto bene, alla grande, abbiamo ripreso con gli allenamenti, quindi sono molto contento anche di questo, non vedo l'ora. Adesso siamo tornati qua in gruppo tutti assieme. Enrico, ma che caldo fa? Come fai ad allenarti? Sì, fa parecchio caldo in effetti, soprattutto il pomeriggio, perché ad oggi ci stiamo allenando in due gruppi diversi. Qualcuno la mattina, qualcuno il pomeriggio. E in effetti il pomeriggio fa davvero caldo, è impegnativo, però va bene così, dai. Alla fine col caldo si suda, quindi ci si tiene in forma, va bene. Siamo arrivati alla tua terza stagione in casacca bianco-blu. È una bella soddisfazione, direi. Hai messo radici a Como. Sì, come dicevamo prima, ormai la terza stagione inizia a diventare un po' casa mia anche qua a Como, perché mi trovo molto bene, si sta davvero bene, e mi sono legato ormai in questi anni alla società, al gruppo di lavoro, ai tifosi, quindi sono più che contento di essere qui. E sono stati i precedenti 2 anni importanti, l'anno della promozione con 30 presenze, diciamo sempre in campo, l'anno scorso, quello che si è concluso purtroppo a febbraio, direi un ottimo comunque numero di presenze, perché sono state ben 18 con una rete, giusto? Sì, beh, diciamo che sono stati due campionati diversi per me, perché il primo, l'anno della promozione dalla Serie D alla Serie C, è stato il mio primo anno con i grandi, però sono stato subito protagonista, quindi sono stato davvero contento e mi sono trovato a mio agio con la squadra, anche con la categoria, è stata poi una soddisfazione immensa riuscire a vincere il campionato. L'anno scorso invece c'è stato questo salto di categoria, è stato giusto affrontarlo e viverlo come un percorso di crescita e penso e credo fermamente di essere cresciuto molto dall'inizio dell'anno scorso fino a lockdown, diciamo. Quindi sì, il numero di presenze non saranno state le stesse, però senza dubbio è stato un percorso molto formativo anche quello dell'anno scorso. E mi auguro e sono convinto che lo sarà anche quello dell'anno prossimo. E certo, le presenze non sono state le stesse, anche perché purtroppo il campionato è finito in netto anticipo, quindi le presenze poi arriveranno, ma soprattutto il gruppo è un gruppo che viene confermato dalla società, verrà arricchito, pensiamo, di altri elementi, soprattutto in previsione dell'ambizione di non limitarsi alla salvezza. Giusto, in questi primi giorni che vi siete ritrovati, cosa vi siete detti? Una consapevolezza che la città, la società, insomma, si aspetta tanto da voi. Sì, senza dubbio. Ti dico, in questi giorni a livello di squadra non abbiamo parlato molto di obiettivi, di mercato, queste sono cose di cui si occupa la società, come è giusto che sia, e noi ragazzi stiamo pensando semplicemente a prepararci al meglio a livello fisico, principalmente per andare poi in ritiro e per l'inizio della stagione. È chiaro che si respira un clima molto ambizioso qui a Como, quindi cercheremo in tutti i modi di crescere in questa stagione, di migliorare senza dubbio la scorsa annata e di arrivare al risultato più alto possibile. Siamo molto ambiziosi. Ecco, vuoi raccontare a noi, soprattutto ai tifosi che ci stanno seguendo in questo momento, che come al solito sono tanti, e poi Marco ci manderà anche i messaggi, no? Ci rileggerà Marco i messaggi che arrivano a tutti i tifosi da tutta Italia, come sempre. Immagino che sia Annalisa che altri,
da Firenze, da Empoli, siano qui. Come sta andando l'allenamento in questa fase? Cioè, è un allenamento senza palla oppure già avete cominciato a giocare con il pallone? Oppure dopo tutta la sosta è solo preparazione atletica, fisica? Ma no, allora in questi 4-5 giorni in cui abbiamo iniziato a lavorare, il lavoro è principalmente atletico, quindi che sia di corsa e che sia di forza, però abbiamo iniziato a prendere sensibilità di nuovo col pallone, quindi stiamo facendo anche dei lavori tecnici con Mister Banchini e Mister Gattuso. Adesso quindi stiamo riprendendo un po' anche da questo punto di vista. Sai, dopo un po' di mesi rientrare in campo, rientrare a contatto col pallone non è proprio automatico, però sicuramente nel corso delle prossime settimane riprenderemo alla grande. È stato un po' particolare invece il lavoro durante la quarantena e il post quarantena, perché effettivamente diciamo, negli ultimi 2 mesi, passata la quarantena, siamo comunque rimasti a casa, non ci siamo allenati di gruppo, però avevamo dei lavori abbastanza specifici che ci aveva dato il prof Bernasconi e quindi abbiamo lavorato da quel punto di vista, che è principalmente un lavoro fisico, perché è questo che si poteva fare in quarantena. Allora Mario, ti interrompo. Mario, ecco su, così porto i saluti subito, come dicevi, che sono quelli di Samuele, ovviamente, di Antonia, ciao, buongiorno, di Valerio, che si auspica il salto in Serie B, di Luigi, ciao, di Augusto Santini, che dice che il meglio deve ancora arrivare. Ciao Augusto, un caro saluto anche a te, ovviamente, fotografo che è sempre apprezzatissimo per le sue splendide foto. Samuele che ci saluta come sempre appunto da Firenze e che ovviamente al quale ricambiamo i saluti. Vai pure Mario. Ecco, stavo dicendo, Senigallia che tra poco cambierà aspetto, soprattutto sotto il profilo del manto erboso. Non ci sarà più l'erba, ma ci sarà il campo sintetico. Questo è un vantaggio secondo te, soprattutto anche in previsione che gli allenamenti si svolgeranno a Senigallia, credo, per tutta la stagione, dovrebbe essere un punto ancora in più a vostro favore. Sì, da quanto sappiamo noi dovrebbe esserci questa modifica del terreno del campo da gioco, quindi dovrebbe diventare un sintetico. Vedremo cosa sceglierà di fare la società, però chiaramente per noi sarebbe una cosa molto gradita perché renderebbe Sinigallia ancora di più casa nostra, perché col sintetico ci sarebbe la possibilità di allenarsi qui. Giorni, non solo il giorno della partita o il giorno della vigilia, quindi renderebbe sicuramente Senigallia ancora di più casa nostra, sarebbe assolutamente una cosa gradita, quindi aspettiamo con ansia, ma vedremo cosa farà la società. Sarà anche bello vedere la risposta dei tifosi che al di là del adesso Covid virus permettendo, ovviamente noi ci auguriamo di poter tornare tutti a Senigallia quanto prima, ma il fatto che la vostra formazione si possa allenare allo stadio cittadino sarà sicuramente di richiamo anche dal punto di vista infrasettimanale per gli allenamenti. Quindi questo è uno stimolo, ma ancora di più. Sì, assolutamente, assolutamente. Poi ho seguito in questo periodo sui social e ho sentito che molti tifosi hanno insistito abbastanza perché la società avesse la concessione, perché giustamente una società così seria e solida può far solo che bene a Como e alla città di Como. Quindi speriamo che i tifosi anche nel corso della prossima stagione si facciano sentire, siano presenti. Poi nel caso ci dovesse essere sintetico, ci dovessimo allenare a Senigallia, magari anche in settimana durante gli allenamenti, in qualche caso può essere una possibilità. Guardando le formazioni che probabilmente formeranno il nostro girone, ci saranno le piemontesi, ci sarà sicuramente anche la Toscana, ma saranno sempre le solite formazioni blasonate, come faccio il nome del Novara, tanto per farne uno, oppure altre formazioni
Chi vedi in questo momento sulla carta? Poi sappiamo che durante la stagione cambiano le cose e succede sempre che esce qualche sorpresa, ma oggi come oggi qualche nome che tu valuti da formazione da alta classifica? Ma guarda, non me la sento di farti i nomi di una società piuttosto che di un'altra. Diciamo che rispetto all'anno scorso, dove c'è stato il Monza, che è stata un po' una superpotenza del campionato, di un campionato che è stato tra l'altro abbastanza equilibrato, tolto il Monza. Penso che l'anno prossimo ci sarà un campionato altrettanto equilibrato. È chiaro che ora deve ancora iniziare il mercato, tante squadre devono ancora essere formate, tante squadre devono ancora andare in ritiro e iniziare gli allenamenti. Penso sia ancora molto molto presto per poter fare il nome di qualche società. L'unica cosa che mi sento di dire è che sicuramente il Como è una di queste società ambiziose che ha tutto l'interesse, ha tutta la voglia del mondo per fare questo salto di categoria. Poi delle altre società non so dirti. Ecco, noi abbiamo soprannominato un po' il Pogba comasco, no? Un po' per il fisico, che sei ben dotato, no? Dal punto di vista del fisico e soprattutto anche per la posizione in campo quando vai al recupero e hai delle ripartenze la tua arma migliore. L'anno scorso all'inizio hai avuto qualche problema, ma col passare delle giornate sei cresciuto in maniera impressionante. Era dovuto forse proprio al salto di categoria questo così leggero difficoltà all'inizio? Sì, probabilmente sì, perché il salto dalla Serie D alla Serie C si è sentito, si è alzato il livello, si è alzato il ritmo, si è alzata la qualità di alcuni giocatori, quindi delle differenze ci sono state. Io avevo bisogno probabilmente di un po' di tempo, di un po' di pazienza, di lavoro, però ho la testa sulle spalle e non ho alcun problema a lavorare, anzi. Penso sia una delle cose che mi riesce meglio, però diciamo che nei primi mesi della stagione star fuori è stato un passaggio che mi ha permesso di crescere. Poi comunque ho sempre sentito la fiducia del mister Banchini, che un po' alla volta mi ha dato sempre più spazio, fino a che non mi sono ritagliato il mio posto, non dico da titolare, ma da giocatore sicuramente importante per la squadra. Ecco, Marco, se ci sono interventi Sì, del... allora aggiungo i saluti ancora di, aspetta che vado a cercarli, quello di Stefano che ti saluta, a te caro Mario, e di Augusto anche, altro ancora Stefano, e Augusto che è convinto che insomma la squadra da battere sarà il Como in vista della nuova stagione. Volevo solo chiedere una cosa ad Enrico, nei giorni scorsi abbiamo sentito il vostro medico sociale, Giughello, Alberto Giughello, parlava di tante procedure, Enrico, no? Per ripartire in sicurezza, ovviamente, tra cui anche i test da fare. Quindi immagino sarà stata una ripartenza assolutamente, mi pare, Enrico, nel segno della massima sicurezza, giusto? Sì, assolutamente, assolutamente. Infatti anche per questo non ci stiamo allenando ancora tutto il gruppo assieme, ma stiamo differenziando gli allenamenti mattina e pomeriggio in modo da un po' alla volta mischiare i gruppi, ma non ritrovarci ammassati negli spogliatoi. Qui allo Stadio Senigallia comunque abbiamo la disponibilità di più spogliatoi, li siamo separati. Diciamo che la società, con il lavoro del dottore, stanno cercando di mantenere e di rispettare tutte le norme sanitarie necessarie. Quindi chiaramente non è stato un rientro in gruppo proprio dal primo giorno, però un po' alla volta, sempre rispettando queste norme, stiamo rientrando. Perfetto, Mario, senti, allora 3 minuti e poi chiudiamo, ovviamente con un graditissimo ospite, come ho detto prima, è sempre piacevole, no, ospitarlo, è già venuto diverse volte in attesa di averlo qua in studio quando poi si ripartirà. Vai tu, Mario, e chiudiamo con Enrico Celeghin. E sì, Marco, hai detto proprio bene perché è un po' come essere allo stadio fare questa trasmissione. Noi aspettiamo con ansia il momento di potervi avere
in studio, così è diverso, no? Rispetto al collegamento via Skype. Purtroppo siamo ridotti in questo momento a dover farlo via Skype, quindi va bene, anche perché rimane il contatto con i tifosi che noi salutiamo sempre e comunque. E vi viene da dire, tra 2 mesi avremo giocato la prima partita di campionato. Allora, sono 2 mesi e sono lunghi, no? Come ci arriveremo? Con tensione, forse fin troppa tensione, oppure riusciremo così a gestire questo periodo? Perché è un ritiro lunghissimo. Sì, effettivamente è un periodo molto lungo rispetto all'inizio del campionato, però secondo me è giusto viverlo con la giusta tranquillità, con la giusta attenzione nel lavoro, nei carichi di lavoro, cercando di arrivare più pronti possibile all'inizio del campionato. Poi ora immaginando il futuro, sicuramente farà un effetto un po' particolare di entrare in campo e giocare di nuovo una partita di campionato, però non vedo l'ora e tutti noi in squadra non vediamo l'ora. Intanto però è giusto pensare a lavorare bene qui giorno per giorno, allenamento per allenamento, cercare di arrivare a livello fisico, a livello mentale, più pronti e più carichi possibile. Enrico, quando sei entrato in campo per la prima volta dopo il lockdown, lì a Senigallia, cosa hai provato? Allora, siamo rientrati, in effetti è stata una sensazione un po' particolare perché rivedere i palloni, rivedere il materiale per l'allenamento in campo, ritrovarsi in gruppo attorno al centrocampo come facciamo sempre, mi ha fatto tornare col pensiero a qualche mese fa, fino a quando questa era la normalità effettivamente. E adesso finalmente tornerà ad essere la normalità e devo dirti che prima tante volte è una sensazione che davo anche io per scontata, però effettivamente quando ti viene tolto qualcosa poi ti accorgi di quanto è importante e quindi io e tutti gli altri saremo attenti a non commettere più questo errore, questa leggerezza e cercare di godersi ogni giorno, ogni allenamento, uno alla volta. Allora arrivano anche i saluti Mario per chiudere di Stefano a Enrico, lo definisce cuore l'ariano, concordo pienamente, anche tu mi pare che puoi concordarlo e saluta tu, quindi chiudi tu Mario la puntata di oggi di Sport Magazine. Sì, allora chiudiamo chiedendo a Enrico una promessa, una grande stagione, ci aspettiamo tutti da te, naturalmente da tutti i componenti, da te, attendiamo sempre qualcosa in più perché sappiamo che puoi dare qualcosa in più, l'hai già dato e continuerai a darlo. Sì, beh, quello che di buono abbiamo e ho fatto negli anni Fammi salutare. scorsi ormai è passato, però posso prometterti senza alcun problema che darò il massimo questa stagione e cercherò assolutamente di fare il meglio per la squadra. Grande Enrico. Allora, Marco, lo salutiamo, il nostro compagno di viaggio di oggi, che ricordiamo è stato Enrico Celeghini. Un grande piacere rivederlo dopo tutti questi mesi. E naturalmente direi, Enrico, diamo appuntamento tutti alla Sinigallia appena sarà possibile per fare, insomma, una grande festa, no? Un grande ritorno e viverlo con i tifosi e la squadra. Certamente, appena sarà possibile, ci vedremo tutti allo stadio. Ok. Bene, è tutto allora, grazie. Buonasera a tutti voi, grazie.